Sì, allora dovremmo essere in registrazione. Benvenuti, salve a tutti per questo nuovo appuntamento che più o meno ormai è quindicinale, quattro chiacchiere con. Grazie alla tecnologia, siamo, tranne la prima volta che eravamo nello stesso continente, siamo io da Seattle e poi c'è sempre il mio ospite che è un italiano che vive in Italia. Allora, io come sempre vorrei dire che lascio l'argomento di scelta alla mia ospite, che è un argomento più o meno di vita che però ovviamente è presente fortemente nei romanzi che l'ospite scrive. E nello stesso tempo mi viene comunicato prima, così anch'io scelgo in maniera qualcuno dei miei romanzi dove ritengo che maggiormente questo tema si possa riscontrare. Allora lascio la parola per qualche minuto ad Agnese Manzo e poi comincerà una sorta di chiamiamolo intervista, domande, voto e risposte. Agnese, a te lascio la parola. Grazie Marcella, innanzitutto per l'opportunità, sono Agnese Manzo, vi parlo da Milano, Italia, qui è sera e Ti puoi sono... avvicinare un po' di più di nuovo al computer? Ok, adesso devo cominciare Perfetto. da capo. Sì. No, va bene. Dunque, rispondo da Milano, sono una canita lettrice di libri gialli, romanzi storici, saghe familiari e diciamo occasionalmente anche scrittrice, perché purtroppo lavoro ancora, il tempo non è molto, ma nei ritagli di tempo, in tutti i ritagli di tempo che ho a disposizione, mi dedico con passione alla scrittura di romanzi. Questa sera con Marcella vi vorrei parlare del mio romanzo, un giallo di ambientazione mediterranea, Morte a Posillipo, e se volete vi mostro la copertina. Ecco, sì, faccela vedere un po' più in alto. Sì, un po' più in alto, la fai scorrere in alto, ok, perfetto. Quindi Morte a Posillipo, leggo il sottotitolo, fino a che punto puoi spingerti per combattere il male? Benissimo. Come si intuisce dal titolo, si tratta di un giallo, ma ormai il giallo puro, secondo me, è sempre più raro. Nel genere ci sono sempre contaminazioni di altri generi, ci sono Certo. gialli con storie d'amore a collaterale o che comunque abbracciano anche magari quelle che sono le altre passioni dell'autore. Questo giallo in particolare, secondo la mia visione della storia, è soprattutto anche un romanzo di formazione, perché il protagonista è molto giovane, è un ragazzo di 15 anni. Ok. Nonostante il titolo, non è ambientato in verità più di tanto a Posillipo, ma prevalentemente in un paese nella zona dei parchi archeologici dei Campi Flegrei, un Ok. paese che si chiama Lago Patria e che per l'appunto si trova su un lago piuttosto piccolo, quasi sconosciuto e in una zona relativamente popolata. Ho capito. Allora, senti, io quando tu mi hai comunicato il titolo, quindi fino a che punto puoi spingerti per combattere il male, anch'io scrivo gialli. Anche se una volta ho scritto un mystery storico e poi una spy story. Allora, come gialli verrebbe da dire per quasi tutti gli scrittori di gialli che il protagonista, il detective, che sia un poliziotto, che sia un detective privato, quasi sempre fa di tutto per sconfiggere il male. In effetti questo è vero e falso, perché ci sono quelli che seguono strettamente, diciamo, le linee investigative, e magari non escono dal seminato. Invece ci sono altri, questo lo vediamo dovunque, diciamo nella letteratura classica gialla piuttosto che nei film o nelle serie TV, ci sono alcuni che invece per sconfiggere il male mettono a repentaglio fortemente la loro vita oppure la loro carriera, perché escono magari dal seminato, magari in senso buono, per condurre, hanno delle, come dire, delle intuizioni che però non possono, diciamo, portare avanti secondo le linee investigative classiche.
E quindi, diciamo, per esempio, mi viene in mente, faccio vedere, si vede? Perfettamente. Ecco, allora, l'apparenza inganna è della serie, una delle serie che ho creato con un commissario donna che si chiama Marcella Randi, che quindi sono io in realtà. E in questo romanzo io ho trovato molto di questo tema perché, senza fare spoiler, perché più di tanto non posso scendere nei dettagli, ma a un certo punto il commissario si accorge che c'è una persona a lei molto vicina, che potrebbe, non si sa, essere, parte dell'azione criminale che è avvenuta. Di conseguenza, lei cosa fa? Siccome ha una fiducia cieca comunque in questa persona, ma la sua sensibilità di detective la spinge a pensare che c'è qualche cosa probabilmente in questa persona, e quindi entra in una serie di attività, investigative a margine, mettendo a repentaglio anche la propria vita e la sua carriera, perché alcune cose che fa non potrebbe farle. Ma lei crede molto nella giustizia da una parte, dall'altra parte vuole credere che questa persona non sia parte di questo gioco criminale che è avvenuto. E quindi, diciamo, si spinge abbastanza oltre le sue mansioni alla fine per sconfiggere il male. E questa cosa l'ho ritrovata anche in quest'altro romanzo, Sarai solo mia, dove c'è un'altra detective donna, un'italo-americana che vive a Roma, e anche lì il primo delitto che avviene la colpisce molto da vicino. E quindi anche qui lei, al di là di compiere, diciamo, i passi che deve compiere, fa delle cose che anche qui non si dovrebbero fare in un'attività investigativa. Ma ha altri tipi, diciamo, di intuizioni, per cui, e questo lo vediamo anche nella vita reale. Allora, ascolta, quindi tu dici, ovviamente senza fare spoiler, perché il problema è quando noi parliamo dei nostri romanzi, abbiamo voglia di parlarne, magari facciamo l'errore di dire troppo. Anche perché poi è il lettore che deve essere, diciamo, stuzzicato per leggere. Comunque, in base a questo tema, tu del tuo romanzo dici qualcosa, diciamo, che può, cosa vuoi dire, insomma, a chi ci ascolta, oltre a quello che già ci hai accennato. Beh, diciamo che la difficoltà a comprendere i limiti che non si devono superare non riguarda tanto gli inquirenti. Certo. Anche il commissario che indaga, scavando nel proprio passato, ha commesso, diciamo, una piccola grande irregolarità, ma senza che sia sfociato nel criminoso. Diciamo che ha fatto un'omissione in perfetta buona fede, pensando così di favorire il risolversi di una certa situazione per evitare un danno. Diciamo che per evitare un danno ad un'altra persona ha omesso di rivelare una cosa che aveva intuito. Nel prosieguo poi si verifica questo, una situazione molto simile a quella che noi magari di cui siamo testimoni quotidianamente attraverso la cronaca nera. Cioè, molti delitti, in particolare ad esempio, come marginalmente in questo caso, molti femminicidi, capita che fossero delitti annunciati, che si sapeva da un pezzo che potessero accadere. Quindi è automatico domandarsi, non si poteva fare nulla per impedire questo omicidio, questo delitto era proprio inevitabile. Questo è Certo. l'interrogativo che si pongono altre persone che non sono gli inquirenti, trovandosi al cospetto di una situazione che sta per precipitare, per impedire una tragedia, a loro volta devono andare contro la loro etica, contro la loro morale, compiere delle azioni che non compirebbero normalmente.
per combattere il male, commettono azioni che secondo la loro morale sono essi stessi male. Diciamo per un fine Un fine che positivo. in senso positivo potremmo citare, Potremmo in dire. senso però positivo, la frase di Machiavelli, che il fine giustifica i mezzi. In questo caso, però, in senso buono, che per arrivare a sconfiggere il male, si possono ogni tanto, fare delle cose, che, come ho detto prima, che svicolano quello che dovrebbe essere. Sì. E, no, io ho questa cosa che è molto interessante perché dove negli ultimi anni, quando io ho abitato in Italia, io sono meno di 13 anni che vivo qui e mi sono trasferita che avevo 45 anni, quindi ero già insomma una donna più che fatta quando me ne sono andata via. Nel paesino alle porte di Milano dove io abitavo, successero dei fatti. Io stessa fui una delle persone che andò alla stazione di polizia locale per denunciare un qualcosa che avrebbe potuto sfociare in quel caso in possibili stupri. Tra l'altro, era un periodo in Italia che ogni due per tre si sentivano al telegiornale casi di stupri, omicidi di figli che ammazzavano i genitori, genitori che ammazzavano i figli, cioè erano veramente. Però che cosa successe? Quando tu hai detto giustamente delitti annunciati e spesso la gente si chiede ma si può fare qualche cosa sì o no? E questa cosa io la vedo molto nel romanzo che ho scritto Sarai solo mia, perché anche lì si parla di possibili delitti annunciati. In questa cosa vera che io ho vissuto, che poi fortunatamente non è sfociata, diciamo, in azioni criminali, però è sfociata in azioni che hanno fatto sì che i servizi sociali hanno preso questa persona adulta ma con delle problematiche mentali e hanno dovuto, diciamo, portarla in una struttura adeguata. Solo che quello che dava fastidio a molti di noi, anche a me, quando io andai di persona alla stazione di polizia a dire che quando io tornavo dal lavoro, quest'uomo che sia d'estate che d'inverno era sempre sui gradini di casa sua, appena vedeva arrivare una donna, ma anche una ragazzina, era successo alla figlia di una mia amica, 12 anni, questo si alzava, si abbassava i pantaloni integralmente e non aveva più niente sotto. E la polizia sminuiva sempre tutto perché diceva: va bene, quello lì lo conosciamo, è un bravo ragazzo, fin da piccolo ha avuto qualche turba, ma ha voglia. Ecco, allora purtroppo ci sono, capisco che poi quando chi deve trovarsi invece a risolvere un qualche cosa, vedendo che c'è spesso della ostilità, anche magari seguendo le leggi classiche. Perché in realtà questo ragazzo, quest'uomo, diciamo, fin da piccolo non aveva mai fatto niente a nessuno, cioè non si era manco avvicinato a toccare, solo che col passare del tempo stava peggiorando queste situazioni. Solo che purtroppo la legge fino a un certo punto non ha potuto fare niente. E meno male che questa situazione non è peggiorata in maniera drastica. Solo che l'ultimo fatto successo lo portò, io dico fortunatamente, i genitori erano disperati, però a un certo punto bisognava anche proteggere eventuali vittime se questa persona avesse, diciamo, purtroppo peggiorato questa sua cosa. Allora, tu non, ovviamente non ci puoi dire che cosa questa persona ha fatto, altrimenti facciamo spoiler. Hai parlato però anche di un ragazzo molto giovane, ecco, qualche cosa ci puoi dire? Assolutamente sì. Allora, Massimo ha 15 anni, è il figlio di un boss e della sua compagna. I suoi genitori vengono uccisi e lui, appartenendo ad un ambiente in cui effettivamente non si risolvono i problemi ricorrendo alla polizia, scappa e viene aiutato da un collaboratore, un factotum, un anziano factotum della famiglia a trovare rifugio in una villetta abbandonata sulle sponde di un lago, una villetta abbandonata da molti anni. E quest'uomo, l'anziano che l'aiuta, è una persona moralmente molto grigia,
è un capomastro, una persona che ha lavorato sempre nelle imprese edili. E aiuta questo ragazzo un po' a malincuore a nascondersi perché lui è vissuto sempre assolutamente sulla strada maestra della legge, delle regole e quant'altro. Il ragazzo in questa casa abbandonata sul lago scopre diverse cose, scopre diverse cose durante questo periodo, diciamo, di latitanza. Questo ragazzino scopre che in quella casa tanti anni prima è avvenuto un duplice omicidio, è stato Quindi ucciso è una. questo fondamentalmente il cuore del giallo, o questo, diciamo, è parallelo È tutto collegato perché ok, va bene. questo omicidio accaduto tanti anni prima Sì. è stato come un sasso lanciato nell'acqua che ha Ok. creato dei cerchi che si sono ampliati sempre più metaforicamente, sino a diventare un'onda gigantesca che dal lontano lago di Lago Patria è arrivato sino alla collina di Posillipo. Ho capito, sì. Sono due geograficamente non vicinissimi, Sì. è arrivato sino alla collina di Posillipo, dove in un attico lussuoso vivevano i genitori di questo ragazzo e dove sono stati uccisi. Uccisi, ok. Come per una sorta di nemesi, diciamo così, Sì. che a distanza di tanti anni è riuscita a raggiungerli, perché il delitto che era avvenuto in questa villetta era comunque rimasto impunito. Ho capito. È un po' come un evento scatenante, diciamo, di altre cose successe, come detto prima. Ok. Senti, vediamo, siamo a 16-15 minuti. Stavo leggendo un attimo quello che tu mi hai scritto. Facciamo rivedere la copertina? Ok, quindi morta Posillipo. C'è sia cartaceo e anche ebook e Sì, anche. in entrambe le Ok, versioni. perfetto, perfetto. Anche i miei romanzi sono sia cartacei sia ebook. Ecco, vediamo un po'. Niente, io volevo dire questo, che il grosso delle persone che fino ad ora io ho intervistato siamo quasi tutti scrittori di gialli, non tutti, perché uno era una signora che scrive poesie e un'altra persona non scrive gialli, ma il grosso fino ad ora siamo scrittrici o scrittori di gialli. Allora, io faccio ogni volta la stessa considerazione che secondo me è molto carina, nel senso che tanti anni fa io lessi sul Corriere della Sera, vivevo ancora in zona Milano, e nella pagina culturale settimanale diceva che a livello mondiale stavano aumentando fortemente, sia in termini di lettori, sia in termini di scrittori, le donne scrittrici di gialli e le donne lettrici di gialli, dove per giallo consideriamo tutta la grande famiglia che va dal giallo, thriller, al poliziesco, all'investigatore privato, al noir, eccetera, eccetera. Quindi la grande famiglia dei gialli. Allora faccio a te la stessa domanda, come fecero anche a me più di una volta. Diciamo che il lettore barra psicologo che scrisse questo articolo dava una sua spiegazione del perché sono le donne, che c'è questo trend di crescita di come lettrici da una parte e come scrittrici di gialli. Lui dava la sua spiegazione. A te personalmente, cosa spinge come scrittrice a scrivere gialli? Anche se penso più o meno di sapere la risposta, perché penso che sia simile. Ecco, quindi volevo chiederti questo. Beh, io ho iniziato da bambina, si può dire, a leggere gialli perché in casa mia c'erano pareti intere tappezzate con tutte le Ok. collezioni dei gialli Mondadori. C'era anche un po' di segretissimo, ma non mi attirava. Leggevo maggiormente i gialli. In realtà io ho iniziato a scrivere non un romanzo giallo, ho iniziato con un genere diverso, Sì. e diciamo anche di narrativa generale. È un libro a cui sto lavorando ancora da tantissimi anni e non so se riuscirò mai a pubblicarlo.
Però indubbiamente diciamo che nella lettura e nella scrittura dei gialli c'è anche un po' il desiderio di esorcizzare il timore che incute una realtà in cui effettivamente i temi che poi vengono trattati in maniera fantasiosa nei libri che scriviamo, nei libri che leggiamo, nella realtà sono sin troppo presenti. E danno magari un'evoluzione meno felice della nostra. Non che nei gialli l'evoluzione sia positiva, però quantomeno si riesce 9 volte su 10, anche 99 Sì, volte su 100, quasi sempre quasi il bene sempre sconfigge il male, o comunque. la fine è la scoperta dell'omicida e la sua punizione. Quindi la vittima viene in ogni modo riceve giustizia. E No. quindi forse anche il desiderio di trasportare in un modo più facile da gestire questi aspetti della realtà che invece sono Che non, nella assolutamente realtà non sempre questo. fuori Certo. controllo, perché a parte che gli omicidi che avvengono purtroppo con grande frequenza restano anche impuniti, ma a Sì. volte restano impuniti anche perché lo stesso omicida succede, insomma, una realtà piena di. Sì, certo. No, no. Allora, io nel mio. Sì. Volevo chiederti se era questa l'interpretazione che tu immaginavi o era Allora, differente. sì e no, nel senso che il grosso delle donne, e anche questo articolo dice quello, non è solo un discorso di esorcizzare, anche questo, ma il più. Secondo questa indagine che aveva fatto questo signore, questo psicologo, e quello che io provo e ho chiesto più volte, quindi le risposte che ho avuto, sono un tantino, almeno quella preponderante come risposta, di questo tipo. È vero che quasi tutte noi che scriviamo gialli, anch'io avevo gialli in casa fin da piccolina. Io cominciai a leggere e scrivere prima della prima elementare e negli anni tra il 68 e il 69 uscirono nelle edicole le due antologie di Hitchcock dei racconti brevi del brivido. E io iniziai, abbandonai le favole e iniziai con i gialli e non ho mai smesso. Poi quello era anche anni in cui i genitori non facevano come oggi che i ragazzi giocano a videogiochi terrificanti, però la televisione e i libri devono essere come bambini di 2 anni. Quindi c'è questo, diciamo, Quella contraddizione forte. Invece ai tempi nostri si faceva più o meno e si vedeva più o meno quello che facevano i nostri genitori. Quindi io avevo libero accesso a tutti i gialli, era più mia madre che leggeva gialli rispetto a mio padre e quindi anche lei è una donna. Però diciamo che il grosso di quello che rispondono le donne è che la donna ha una mente più intricata e questo è vero da una parte, cioè abbiamo una mente per il fatto che mamma natura, indipendentemente che uno, un figlio, i figli possa averli avuti o no, mamma natura ci ha dotato di questa mente che facciamo mille cose insieme e quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo riflettere per il fatto che siamo maggiormente quelli che difendono la prole, quindi abbiamo questa tendenza anche molto ad andare empatica e quindi cercare di vedere quello che avviene vicino a noi, vicino ai figli, eccetera. E quindi, mentre in passato la donna era tutto occluso, cioè la donna non poteva fare niente, invece da quando, soprattutto dagli anni 70 in poi, alle donne è stato più o meno aperto quasi tutto, la donna ha avuto questo exploit. E quindi c'è questa voglia, alla fine però è un po' come dici anche tu, perché abbiamo comunque voglia di esternare quello che noi vediamo alla fine. Ovviamente quando si scrive facciamo sì che il bene o comunque la giustizia alla fine trionfi, ecco. Il fatto, diciamo, invece, quello che hai detto tu di esorcizzare, questo l'ho sentito molto meno, raramente. Per esempio, in me non c'è tanto il fatto di esorcizzare, ma c'è proprio questo fascino da una parte,
che esercita il delitto, il crimine. Fascino nel senso che ha un crimine ben organizzato alla fine è come una sorta di tentativo di un'opera d'arte, ovviamente nel male. E quindi poi è bello vedere il detective come riesce alla fine a smontare questo, diciamo, questa azione. Sì, comunque è interessante questo fatto che a livello mondiale siano molto più le donne, insomma. Va bene, allora io vorrei salutare tutti, il tempo ormai è passato, è volato. Tu Agnese, qualche secondo dopo che salutiamo, interrompiamo la registrazione, rimani in linea. Allora, niente, abbiamo parlato questa volta appunto di che cosa si fa sia nella vita sia nei romanzi che scriviamo e il tema di spesso chi investiga può, diciamo, seguire strade non troppo ortodosse pur di arrivare alla fine di far trionfare alla fine la giustizia. Ecco questo. Agnese Manzo per l'ultima volta ci fa vedere la copertina del suo romanzo, Morte a Posillipo. Bene, sì, un po' più centrata. Ok, perfetto. Io vi faccio vedere, Sarai solo mia, e avevo brevemente citato l'apparenza inganna. Vi salutiamo, un bacione a tutti da Seattle e tu da Da Milano, arrivederci a tutti, grazie per benissimo. l'attenzione. Grazie, ciao a tutti.